Ehi voi, eccoci qua con la terza parte di Splinter Cell Blacklist in questa missione, il bunker. Ci eravamo lasciati che avevo disattivato l'aria e catturato il tipo. Adesso vediamo un po' cosa ci aspetta nelle prossime... Attenzione, c'è della possibile attività nell'area. Ok, io passo dentro di qua prima che arrivano i tizi. Cazzo, cazzo. Ok. Tieni premuto per raccogliere il mech, no, non voglio. Disattiva la security. Perfetto, perfetto. Dove devo andare? Ok, non so dove cazzo devo andare. Magari di qua. Oh oh. Oh oh, eccoci qua amici, 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 blocco. Sam, Briggs, sono Grimm, siamo tornati. Qualcuno nel bunker vuole accedere all'account del segretario della difesa. Se Sadik riesce a prendere i file... Dovete fermarlo subito, a tutti i costi. Ok. Che cazzo fa? Alt! Non fare un passo! E ma vacca troia. Perché non circolare? Mi ricevi? Aerazione disattivata. Ciao, pelatone. Non voglio problemi, voglio soluzioni. Aggiornami. Solution. Allora. Ehi, ciao vecchietto! Lo sappiamo entrambi. Che mi darai ciò che voglio. Da me non avrai l'accesso. Distruggeresti l'America. Sarebbe una guerra mondiale. Ma io non sono interessato a una guerra. Ormai c'è una sola arma che conta davvero. Le informazioni. Rilassati. Rilassati. È molto semplice. Devi soltanto decidere quanto vuoi soffrire prima di fare ciò che ti chiedo. Fatti fottere! C'è qualcuno nel bunker. Forze speciali.
Prendigli l'anulare. No, 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 no! Che male. Sei molto tenace. Boo. Dov'è Fisher? In culo a tua sorella. Vuoi prendermi in ostaggio nella sala tattica? Così puoi comunicare con la tua squadra. Per chi mi hai preso? Tenetelo fermo. Mai piaciute le radio sottocutanee? Troppo invasive. Ma sei bastardo. Collega, signor Fisher. Lasciaci lavorare e vedrò di risparmiare. Portatelo via. Fisher non lo abbandonerà mai. Pronti a spostare gli ostaggi. Bravo. Stiamo portando gli ostaggi nel tunnel. Mio Dio, aiuto, ti aiuto, ti prego, ti aiuto. Ma che cos'hai in quella testa? Di questo passo morirà dissanguato. Dammi il laccio emostatico. Comincia con l'altra mano. No, 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 vi prego, basta! Lui smetterà quando tu lo vorrai. Oppure si prenderà quelle dita, poi quelle dei piedi. Si prenderà i tuoi denti! No, vi darò quello che volete. Potevi risparmiarti una mano. Ora trasferisci i file. No, non lo faccia! Mi dispiace. Vecchio bastardo. Addio. Che cosa pensi di ottenere così? Non rischierai di ucciderlo. Perché? Vuoi ucciderlo tu? Non ne saresti mai capace. Ah no? Sta a vedere. Mi dispiace. Fottiti, no! Pelatone. Porca troia. Ci porterai all'aereo. Tiratelo su. Un antidolorifico, per piacere. Sono Majid Sadiq, capo degli uomini che hanno il controllo del bunker F. Stiamo uscendo con i nostri ostaggi. Saranno liberati se potremo andarcene in sicurezza. Ad ogni vostra aggressione, giustizieremo degli ostaggi. Dallo a me. Vacca troia. Attenti, ci sono cecchini che aspettano solo un nostro passo falso. So che non puoi rispondere, Sam. Se lasciano Denver, è tutto finito. Fermalo a tutti i costi. Voglio piazza pulita sull'aereo quando arriviamo. Uccidete chiunque sia a bordo.
di puttana. No! Sam, Briggs è a terra. Sadiq sta provando a scappare. Sto bene, vai! Tu prendi Sadiq! Sto prendo io quel filo di troia. Finisci il lavoro, Sam. Tranquillo, tranquillo. Bastardo, dove sei? Vieni qua, rotto in culo. Merda. Grim, un medico per Briggs, ora. Vado a prendere Sadiq. Ricevuto, subito. È finita! No! Abbiamo appena cominciato! Fanculo! Merda. Dai, non ci credo, c'è la pistola scarica, bastardone! Dove sei? In culo a tua sorella! Su, avanti. Non puoi scappare. Ah, vaffanculo, va. Te, tua sorella. Ah, pezzo di merda. Aia. Sei proprio uno stronzo, dove sei? Ma mo te faccio vedere io, pazzo di merda. Dai che te... dai. Muori, verme. È finita. Schiatta. Pelatone. Tu credi che finisca tutto con me? Ci sono 12 nazioni che sostengono gli ingegneri, che sostengono me. Siete pronti a combattere 12 guerre? Uccidimi, uccidimi, e le nazioni insorgeranno. Processatemi e io svelerò al mondo tutti i segreti che conosco! Io ho già vinto! C'è sempre un'altra opzione. Culo. Ok ragazzi, questa missione è completata. Vediamo un po' le statistiche. Stato
Confirmation Confirmato. Trofeo guadagnato. Ok. Perfetto, qua è abbastanza. Abbiamo ricevuto il bonifico. Molto sul fantasma, salto relativamente poco, quindi diciamo che l'ho fatto abbastanza stealth anche questa parte qua. Quindi. Ok. Ora vediamo un po' i dati che vengono caricati. Continua e andiamo. Quanti proiettili ha questo coso? Nel caricatore di base ci sono 20 proiettili. Tieni il dito sulla sicura o bucherai l'aereo. Calma. Ehi, Briggs! Cos'è? La mia pistola. Sì, è lui che fa fuori dalla gabbia. Grazie, Briggs, è sempre un piacere. Mi sta istruendo sulle armi. Sono un membro della squadra ormai, eh? Sì, continua a sognare, Cobin. Bentornato, Briggs. Che bello vederti, Grimm. Che si dice? Lo rendono ufficiale. Che gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione conclusasi con l'uccisione di Majid Sadiq, leader del gruppo terroristico conosciuto come Ingegneri. È la prima volta che parlo con un morto. Chi sei? Andiamo con ordine. Ringraziamo le donne e gli uomini che hanno lavorato coraggiosamente per consegnare i terroristi alla giustizia. Il mondo non vedrà il loro lavoro. La storia non ricorderà i loro nomi. Ma il loro sacrificio non verrà dimenticato. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati finalmente alla fine di questa serie. Ho finito con voi Splinter Cell Blacklist, mi scuso che ci ho messo un po' a finirlo, quindi spero che vi sia piaciuto. Molto probabilmente farò delle missioni secondarie, spero in coop, e poi niente, adesso io sono sicuro che alla fine di questa... Ciao, risponde la segreteria telefonica di Sarah Fisher. Lasciate un messaggio dopo il beep e vi richiamerò appena posso, grazie. Sarah, rispondi. Sono io. Papà, scusami, è che sto tenendo sotto controllo le chiamate. C'è stata una sparatoria e... Capisco. Volevo solo dirti che presto sarò a casa con te. Bene. Davvero? È finita? E tu stai bene? E lo zio Vic e Anna e... Con qualche nuova cicatrice, ma ce l'abbiamo fatta tutti. Oddio, che bella notizia. Avevo paura, papà. Tutti avevano paura. Non dirlo a nessuno, ma ho avuto un po' paura anch'io. Wow, ora mi spaventi sul serio. Ma davvero, papà, è finita? Niente polvere americana? Non questa volta. E farò in modo che non succeda mai. Mai? Quindi rimani con loro, con il lavoro? Lo sai che devo. Ma tornerò appena posso. Tornerò sempre da te, piccola. Sì, lo so, papà. Ti voglio bene. Ci vediamo quando torni a casa. Vabbè, dopo queste smancerie tra padre e figlia, direi che possiamo proseguire velocemente con il filmato finale. Era un brevissimo filmato finale e niente ragazzi, la serie è finita, questo gameplay è finito, spero che vi sia piaciuto e ciao a tutti ai prossimi gameplay da Genetic Genia. Ciao ciao!